benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto leggere dal titolo qua sotto, finalmente arrivo anche io a parlarvi di Helmet di Fiona Mosley, libro uscito per Faz Editore, che ringrazio tantissimo per la copia digitale del romanzo, il 27 di settembre. È stato un titolo che ha abbastanza incuriosito sia me che tante altre persone, un titolo molto particolare che oltretutto è arrivato alla finale del Man Booker Prize, quindi insomma un libro non certo da poco e abbastanza particolare nel suo essere, perché è stata una lettura, per quanto mi riguarda, strana, diversa da quella che mi aspettavo, coerente con la trama che si va a leggere, ma sicuramente con quel qualcosa in più che si va a scoprire ovviamente pian piano durante la sua lettura. È stato un esordio questo titolo per l'autrice, un'autrice inglese, e anche le ambientazioni ovviamente sono tutte prettamente inglesi, perché ci troviamo nello Yorkshire, in particolare nella zona di Helmet, che è l'ultimo regno celtico esistente al mondo. La storia la si può dividere in due archi temporali diversi, una parte in cui scopriamo il presente di quello che stiamo leggendo, quindi vediamo una persona che ci racconta quello che sta vivendo e il fatto che sta compiendo un determinato viaggio alla ricerca di qualcuno, e l'altra parte è un lungo flashback che la suddetta persona sempre ci racconta di quella che è stata la sua vita assieme alla sorella e al padre, infatti colui che è la voce narrante è Daniel, il fratellino più piccolo, il bambino più piccolo della nostra storia, che ci racconta appunto quella che è stata la sua vita felice all'interno di questa terra, Helmet, assieme al padre e alla sorella nel loro, diciamo, paradiso personale, mentre si costruivano e vivevano poi all'interno di una casetta tutta di legno, da loro costruita, da loro arredata, da loro vissuta sotto tutti i punti di vista. La vita all'interno dei boschi è una vita completamente diversa da quella a cui erano abituati prima di andarci a vivere. Inizialmente vivevano a casa con la nonna, soprattutto dopo che la madre se n'è andata, è sparita nel nulla, e il padre comunque lavorava e non era quasi mai a casa. Nel momento in cui la nonna è venuta a mancare, il padre li ha presi con sé e ha deciso di portarli a vivere fuori dal mondo, fuori da qualsiasi cosa, questo luogo isolato, fuori da tutti, lontano da tutti, vivere la loro vita al cosiddetto stato brado, per insegnare un po' loro com'è la vita vera, com'è la vita cavarsela da soli, sulle proprie gambe, con le proprie forze, educare i figli a un modo di vivere diverso da quello di tutto il resto del mondo sostanzialmente. La loro vita passerà gioiosa fra caccia, costruzione, feste, cani, allevamento di polli, tutto quello che concerne, ecco, una vita allo stato brado, quindi una vita quasi primordiale, fino a al momento in cui il proprietario della terra, un certo signor Price, non arriverà effettivamente a rivendicare quello che è di sua proprietà. Sostanzialmente questa è la parte più superficiale di questo libro, è anche il perno che fa svolgere tutti quelli che sono i vari eventi che si andranno a leggere, soprattutto successivamente a questo dettaglio, a questo, diciamo, voler rivendicare da parte del proprietario stesso, ed è una storia che mi ha abbastanza combattuta. È entrato a far parte di quei libri che per me sono state letture un po' strane, come ho detto all'inizio, perché sono quei libri che fino quasi alla fine non riesci a capire se ti sta piacendo o non ti sta piacendo. È stata una lettura completamente diversa da quella che mi aspettavo. Ho adorato tantissimo le descrizioni che la Mosley fa all'interno delle sue pagine, perché comunque utilizza uno stile molto lento. Infatti il libro mi ci è voluto davvero molto tempo per portarlo a termine, soprattutto per il periodo che stavo vivendo, perché stando male avevo bisogno di qualcosa di effettivamente non troppo pesante, e il suo stile, per quanto bello, per quanto minuzioso e assolutamente descrittivo ogni minimo dettaglio, tanto che in certi casi quando si parlava di cibo, e si parlava spessissimo di cibo, ti immaginavi quasi anche il profumo del cibo cotto, l'odore di una pesca, l'odore di una mela, l'odore del legno bruciato, ti immaginavi tutto, cioè proprio ti raffinava tutti quelli che sono i cinque sensi che noi umani abbiamo, ma allo stesso tempo lo trovavo molto lento per il modo di narrare la storia. Nonostante tutto comunque l'ho davvero apprezzato, mi è piaciuto, ma non ho apprezzato tanto questa lentezza che comunque, per quanto mi riguarda, mi è andata davvero a rendere molto lenta e fin troppo duratura la lettura di un libro che sostanzialmente non è molto lungo. Infatti per questo motivo, e anche per il fatto che mi ha lasciata abbastanza interdetta per quasi tutta la lettura,
addirittura io più di 3,5 stelle al libro non mi sono sentita di darle. Una cosa che ho apprezzato molto però è sicuramente lo sviluppo e i vari rapporti che si vanno a creare fra i personaggi. In particolare ho apprezzato molto il personaggio del protagonista, della voce narrante, che è quella di Daniel, appunto il fratellino più piccolo, che è un personaggio che comunque ha una visione del mondo tutta sua, diversa dai ragazzini, della sua età, del suo sesso, e soprattutto mi è piaciuto molto quello che è il rapporto che si va a creare innanzitutto con la sorella, perché sono proprio due poli opposti. Cioè, se la sorella è la femmina, dovrebbe essere quella più indifesa, quella più minuziosa nei lavori di casa, cucina, cucito, leggere, in realtà è tutto il contrario. A lei non interessa, lei è molto più burbera, molto più mascolina, molto più simile al padre, che come lavoro fa e faceva il pugile, mentre lui è un ragazzino molto più femminile, molto più indirizzato verso quella che è la dolcezza del modo di fare femminile. Questo voler in qualche modo invertire i ruoli l'ho molto apprezzato in una storia del genere, perché va a rendere secondo me ancora molto più evidente questa loro non educazione al comportarsi all'interno di una società e del vivere all'interno di un mondo semplicemente tutto loro, che decidono loro e come vivere, senza leggi, senza obblighi, senza dire deve essere per forza così o deve essere per forza colà. Una lettura comunque molto lineare nel suo essere, tanto che comunque è talmente lineare e quasi gioiosa che pian piano, più vai avanti, più tu lettore ti aspetti che effettivamente prima o poi succeda qualcosa che vada a stravolgere tutta questa felicità, tutta questa positività, tutti questi colori molto allegri, molto accesi, molto colorati sui toni dei caldi. Infatti questo ovviamente a un certo punto avverrà, e avverrà in un modo che tu non ti aspetti, perché accadrà proprio all'improvviso, nel momento proprio in cui tu non te lo aspetti. E in quel caso, devo dire la verità, ho rivalutato molto quello che avevo letto prima e mi ha fatto effettivamente dire che il libro di per sé mi è piaciuto, perché ho apprezzato il modo in cui pian piano, molto piano, l'autrice ti ha portato alla soluzione finale e ti ha portato a chiudere un cerchio che si è aperto con il prologo e si è chiuso proprio con le ultime pagine del libro. Non mi risulta effettivamente facile parlarvi di questo libro, perché è un libro che, ripeto, mi ha lasciato molto interdetta, molto stranita, e spero che questa cosa sia trasparsa dalle mie parole, perché è difficile per quanto mi riguarda parlare di libri che mi sono piaciuti moltissimo. Un po' meno difficile parlare di libri che non mi sono piaciuti, ma trovo che sia ancora più difficile parlare di libri che in un qualche modo si trovano nel mezzo, perché non riesci mai a esporre effettivamente che cosa o non che cosa ti abbia coinvolto al 100%. Spero invece in questo caso di esserci riuscita, perché non saprei fare di meglio, lo ammetto. In soldoni è un libro che comunque vi consiglio se cercate una lettura abbastanza particolare, molto descrittiva e molto attiva per quanto riguarda le descrizioni, per quanto riguarda lo stile minuzioso dell'autrice. Se cercate un qualcosa di molto ben scritto, a mio avviso sicuramente è un libro che vi consiglio. Secondo me non è per tutti, perché per chi è molto riluttante nelle descrizioni molto molto minuziose potrebbe trovarlo effettivamente davvero tanto tanto lento, e non solo per il modo di narrare ma anche per tutto il resto, che nonostante tutto è una cosa secondo me positiva all'interno del libro. Però ovviamente ognuno ha il suo modo di accettare o meno lo stile di uno scrittore e le descrizioni che questo scrittore lascia. Però in generale sì, è un libro che vi consiglio, perché in un modo o nell'altro comunque mi è piaciuto, mi ha molto sorpresa ed è una lettura abbastanza particolare da vivere, una fiaba nella realtà, ecco, se volessimo denominarla in qualche modo. Ringrazio ancora Fazio Editore per avermi dato la possibilità di leggerlo e di parlarvene. Spero che si sia capito qualcosa di quello che vi ho detto, perché mi rendo conto di essere stata abbastanza confusionaria. Speriamo, ecco, che sia passato il messaggio che vi volevo lasciare. Come sempre qua sotto trovate tutti i link utili ai miei social e anche ad Amazon se volete qualche informazione in più, e a fianco a me gli ultimi video usciti e il bottoncino per iscrivervi nel caso non vogliate perdervi i prossimi video. Fatemi sapere qua sotto se voi avete già letto Helmet, cosa ne pensate, come l'avete trovato, se vi trovate in qualche modo d'accordo o in disaccordo anche con quello che ho detto, perché insomma non possiamo certamente pensarla tutti quanti uguali. E noi in generale invece ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!